Nella sala Giuditta Levato di Palazzo Campanella, Reggio Calabria, è stato siglato un protocollo d'intesa tra il presidente della IDO Calabria, l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, Nicola Pavone, ed il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto. Obiettivo precipuo del protocollo è la crescita della cultura della donazione in Calabria. Il protocollo enumera una serie di attività di promozione e formazione in ambito sociale. Il Consiglio regionale è attento all'esigenza di potenziare una comunità responsabile, coniugando l'educazione alla donazione ed il concetto più generale di salute pubblica alla cultura della solidarietà, della necessaria consapevolezza dei valori di partecipazione e di reciprocità. Si impegna a favorire la diffusione del protocollo e parteciperà a tutte le iniziative dell'AIDO. I dati ci dicono che la Calabria è molto sotto la media nazionale, non possiamo accettare un dato di questo tipo, per questo il Consiglio regionale vuole aprire una campagna di sensibilizzazione importante, abbiamo firmato oggi appunto questo protocollo d'intesa che ci consentirà non solo di informare i cittadini, di fare un'attività di informazione rispetto alla cultura della donazione degli organi, ma anche e soprattutto essere da stimolo alle amministrazioni comunali a riprendere quel progetto ministeriale che era proprio quello di poter chiedere ai cittadini di essere donatori nel momento in cui si richiede il rinnovo della carta d'identità o si chiede un nuovo rilascio del documento stesso. Insomma, dobbiamo fare questa battaglia, una battaglia di civiltà. La nostra regione non può essere il fanalino di coda rispetto alla donazione degli organi, per questo la firma del protocollo assieme all'AIDO, per questo il Consiglio regionale ci mette la faccia e anche sul sito web faremo delle iniziative importanti per poter creare un momento di sensibilizzazione, perché donare è amore e noi non dobbiamo esaltare questo tipo di aspetto nella nostra regione.